Rieccomi. Allora, un uovo. Mettiamolo in una scodellina. La mia grande amica bowl, io ormai ho le amicizie in cucina, la pentola, la padella, la bowl. 200 g di farina e 200 ml di latte, quindi un uovo, 200 g di farina, 200 ml di latte. Cosa andremo a fare? I più esperti l'hanno capito, io no. Va bene, quindi padella sul fuoco con un pezzettino di burro o olio. Visto che non uso mai il burro, usiamolo, via. Quando è ben caldo, mettiamo dentro le nostre piccole crepe. Io non ho messo il sale, non perché le voglio far dolci, ma perché mi sono dimenticata. Ma ci vuole anche il sale, perché noi andremo a farle salate. Quindi è un piatto salato. Ops, non ce l'ho fatta. Due. Ok, è andata. Giro, tac, fatto. Quindi ho preparato le mie crepes. A parte ho cercato di fare a Julien i nostri funghi. Ho preso una manciata di funghi dopo aver fatto le zucchine a Julien. Vedete? Ho preso due zucchine, una manciata di funghi, un peperone giallo. Che sì, vabbè, ste, ciao! Volevo tritare anche il peperone. Poi ho detto, ok, sai che c'è? Se è una marmellata, forse è meglio che lo faccia a coltello, va. Sì, brava. Questa è una decisione saggia. Quindi facciamo la listarelle e lo prepariamo, lo mettiamo da parte. Quindi ho sporcato tre piatti, eh? O tre contenitori. Funghi, zucchine, mettiamo un po' di sale in modo che poi li strizziamo così si asciugano un pochino, tirano fuori la loro acqua. Quindi funghi, peperone giallo questa volta e zucchine. In padella, un pezzetto di cipolla, strizziamo le nostre zucchine. Ah, certo, un goccino d'olio, ma proprio poco, 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 poco. Quindi mettiamo le nostre zucchine strizzate. Un minuto? Passato? Neanche. Dentro i nostri peperoni. Un minuto? Passato? Neanche. I nostri funghi. Questo sarà il nostro ripieno per le nostre belle crepe. Un pochino di sale, un pochino di aglio in polvere. Bene, magari se non facevi vedere il gomito era meglio. E qui sono le nostre crepe. E con gli ingredienti che vi ho dato, io ne ho fatte 6. Ok, riempiamole. Riempiamo le nostre crepe, le chiudiamo come vogliamo. Io le ho fatte a quadrati, vedete? Ho disposto poi i nostri quadratini di crepe, non si può sentire, di crepe su una teglia da forno. Intanto ho preparato la mia béchamel che avete già al tutorial, molto leggera, leggera. Eccola qui, fatta sempre col latte scremato, un cucchiaio d'olio, un cucchiaio di farina. Eccola qua. Gliela mettiamo sopra, la neghiamo, è mezzo litro di latte, eh? Quindi questo è l'equivalente di mezzo litro di latte. Messo sopra anche un po' di funghetti che mi erano avanzati e un po' di parmigiano. Il forno già acceso a 180 gradi, parmigiano, grana, trentin grana, quello che volete. Forno acceso a 180 gradi. Iniziamo con 30 minuti. Se non vi convince, che non vi sconchiffera la cottura, lasciatelo ancora qualche minuto. Questo è il risultato. È una meraviglia, buonissimo, ha avuto un grande successo. Un piatto semplice ma gustoso, come piacciono a me. Vi è piaciuta? E allora vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!